Wow, ma guardate gli addominali di Tina! Quanto tempo ci è voluto per avere una pancia così? Sì, mi sono allenata duramente. 100 addominali al giorno! Beh, sto proprio bene! Wow, come ha fatto? Io riesco a malapena a sollevare questi manubri da 3 kg! E alla fine a che serve? Sarò sempre moscia! Sono senza speranza! Come fa ad essere così perfetta? Non è giusto! Sì, vabbè. Scommetto che non mangia tanti spuntini come me. Ma non posso vivere senza la mia cioccolata! Aspetta, ho capito! Ti piacciono i quadratini di cioccolato? Beh, metti del nastro biadesivo sul retro. E attaccali sulla pancia. Una volta che la maglietta è giù, hai degli addominali. Ehi, che dici? Gli allenamenti stanno funzionando? Lo prenderò come un sì. Devo fare qualche esercizio. Fa pure. Io preferisco mangiare il cioccolato. Improvvisamente apprezzo di più gli allenamenti. Ferma qui. Niente cibi né bevande. Non puoi togliermele. Invece sì. Ho detto no. Le mangio tutte ora. Vedi? Le mangio tutte. Oh no! Ci sarà un altro modo. Non posso mangiare tutto ora. A meno che... Chi è quella? Credo sia una famosa pop star. Ce l'hai presente, vero? Come butta, bro? Non so. È la regina del pop! Devi farla entrare per forza! Ah, sì? Aspetta. Vedi? È lei! Sì, mi pare le somigli. Come butta? Sei proprio Billy! Mi dispiace averti fatto aspettare. Tranquillo. Che tonto! Ha funzionato davvero! Ballerò tutta la sera, bro! Questi non mi servono. E ora un buon snack! Patatine al formaggio! Oh, saporite! Devo farlo più spesso! È ora di aprire la scatola col cibo. Metto dentro il cibo e la richiudo. Conoscete le regole, il cibo verrà confiscato. Non potete portare cibo con voi durante i test. Niente! Ok, abbiamo capito, ci concentreremo solo sul test. Questa potrebbe essere un'ottima domanda per un altro test. Ho un pochino fame. Stomaco, silenzio. Nessun brontolio durante il test. Aspetta, so io cosa fare. Ho la mia scorta segreta di Mentos. Ma se ne mangio una, infrangerò la regola del niente cibo. Gli studenti sarebbero così delusi. E sarei un'ipocrita. Accidenti, non voglio finire così. Ma so cosa fare. Sposterò questa pianta qui. Rimuoverò temporaneamente la pianta e poi metterò le Mentos nel vaso. Ci siamo! Rimetto la pianta al suo posto. Mi stanno guardando? Adesso posso prenderne uno. È proprio quello di cui avevo bisogno. Ehi, che sta facendo la prof? Sta mangiando! Cosa guardate? Concentratevi sul test! Nascondiamo questi dolcetti! Il nastro adesivo sarà la mia arma segreta! Ne metto delle strisce sulla coperta! Ok! Nascondiamo tutto! Oh sì, sono geniale! Oh, arriva qualcuno! Sembra stia dormendo. Che tenero. Un principino.
Ah? Ma cos'è? Mamma, ti voglio bene! Sei la migliore! Oh, quanto sei dolce! Oh, quasi mi beccava! Ok, beh, sogni d'oro! Ti spengo la luce! Se n'è andata! Finalmente! Puntino della buonanotte! Dammi i tuoi dolcetti! Oh? Ma cos'è? Oh, il mostro sotto il letto! Oh, sotto le coperte, così non mi prenderà! Un gioco da ragazzi? Tina! Ok, questa era buona. Ecco a te delle caramelle. Wow! Sono tantissime Skittles! Eri così spaventato? Da non credere! Wow! Guarda quante caramelle! No, non posso prenderle con le mani da mostro! Ok, va bene, eccole! Sì! Caramelle! Buonissime! Salve, sono venuta a trovare la mia amica! Oh, ma si guardi! È davvero luminosa! Grazie, ne sono contenta! Posso entrare? Oh, certo, mia cara, prego! Oddio, che è successo? Perché sei enorme? Sei incinta? Dovresti vedere la tua faccia! Ma calmati! Sono snack che sto cercando di portare dentro, tieni! Oh, grazie! Ma nascondilo, altrimenti ci beccano! Vediamo, chi è la prossima paziente? Non preoccuparti, pancia di dolci, ti proteggo io! Oh, è lei, prego, venga, signorina! Oh, no, no, ci deve essere un errore! Ok, non finirà tanto bene! Scusi, scusi, non volevo farle uno scherzo! Non ho mai visto un'ecografia del genere! Ridicola proprio! Dolci gratis se non li prende nessuno! Ok, facciamo un po' di squat! Che noia! Voglio un dolcetto! Oh, questa ciambella sembra deliziosa! Proprio buonissima! Cos'è questo odore? Sembra un dolce, sento lo zucchero! Eh? Da dove arriva questa ciambella? Sento proprio quell'odore, sì! Ottimo lavoro! Phew! Mi ha quasi beccata! Per fortuna ne ho portate due! Torniamo a noi! Questa è anche più buona dell'altra! Ancora odore di ciambella! E stavolta sento anche masticare! Oddio, si sta insospettendo di nuovo! Wow! Un'altra ciambella! Ah, oh, grazie, dei delle ciambelle! Che allenamento tosto! Mi mancano le mie ciambelle! Torna indietro, gomitolo! Voglio giocare con te! Non so perché ho accettato di insegnare in una scuola di supereroi. Fermati qui, dammi questo filo. Credi di farmi fessa? Forza, so che stai nascondendo del cibo lì. Non dovrei ripeterti le regole ancora una volta. Niente cibo qui. E ora in classe, forza. Va bene, allora vai a prenderlo. Ecco il filo. Funziona sempre con le donne gatto. Ok, siamo pronti per studiare la fisica e i magneti? E vai! Adoro la fisica, è la mia materia preferita. Sorpresa! Oggi compito in classe, spero abbiate studiato. Puoi piangere quanto vuoi, ma devi lavorare. Vediamo come posso cavarmela in questa situazione. Forse con uno snack riesco a concentrarmi meglio. Che sta facendo? Sta masticando. Ha del cibo. Ehi, vuoi un morso? Certo. Sì, prendo... quest'unghia. Ma
è di cioccolata! Amo la cioccolata, mi aiuterà a fare il compito in classe! Aspetta, guarda quel gomitolo! È bellissimo! Oddio, sento di doverlo inseguire! Vieni qui, Filo! Wow, ma che fa con quel gomitolo? Ehi, posso avere anche io un'unghia di cioccolata? Wow, grazie mille per aver condiviso i tuoi snack! È molto buono! Certo, ora devo pulirmi, sono un po' sporco! Aspetta un attimo, che mi succede? Ma che fanno? Ma... che diamine sta succedendo? Che casino! Smettete tutti subito di fare quello che state facendo! Che succede? Ah! Ah! L'abbiamo completamente spaventata! Il test ce lo siamo levato! Ho aspettato tutto il giorno per mangiare questi dolci, saranno buonissimi! Io ho delle patatine, tieni! Wow, ma guardate gli addominali di Tina! Quanto tempo ci è voluto per avere una pancia così? Sì, mi sono allenata duramente! 100 addominali al giorno! Beh, sto proprio bene! Wow, come ho fatto? Io riesco a malapena a sollevare questi manubri da 3 kg! E alla fine a che serve? Sarò sempre moscia! Sono senza speranza! Come fa ad essere così perfetta? Non è giusto! Sì, vabbè. Scommetto che non mangia tanti spuntini come me. Ma non posso vivere senza la mia cioccolata! Aspetta, ho capito! Ti piacciono i quadratini di cioccolato? Beh, metti del nastro biadesivo sul retro. E attaccali sulla pancia. Una volta che la maglietta è giù, hai degli addominali! Ehi, che dici? Gli allenamenti stanno funzionando? Lo prenderò come un sì! Devo fare qualche esercizio! Fa pure! Io preferisco mangiare il cioccolato! Improvvisamente apprezzo di più gli allenamenti! Non c'è nessuno, è il momento giusto! Non direi proprio. Conosci le regole. Non è giusto. Guarda un po'. Ho trovato. Ok, allora, vediamo chi è il prossimo paziente. Perfetto, via libera. Si va in scena? Salve, sono il dottore, cioè il dentista. Sto andando a lavorare. Beh, ha un'area familiare. Tu? C'è nessuno qui. A quanto pare no. Il travestimento ha funzionato. Eccomi tornata me stessa. E il mio camice è pieno zeppo di merendine. Ah, tutte buonissime! Adesso nessuno mi fermerà! Potrò abbuffarmi quanto voglio! Me le mangio una dietro l'altra! Ehi! Ridammi il mio camice! Ehi, scusi tanto. Mi farò un pisolino. Ehi là! Che fa con questi snack? Non li portate mica dentro, eh? Che regola noiosa! Nel secchio. Se non abbiamo altra scelta. Vabbè, andiamo. Io non voglio buttarle le mie. Le mie calze! Posso inventarmi qualcosa. Mi scusi un momento. Io i miei snack non li butto. Mi serve solo dello smalto biadesivo. E ci attacco sopra le caramelle. Messe in modo strategico, ovviamente. Sto bene, non trovate?
Aspetti un attimo. Non ho nulla, vede? Non vedo snack. Ah! Le calze! Sì? Carinissime! Oh, grazie! Prego, entri. Che stile! Che mi sono persa! Avete fame? Perché ci ho pensato io? Vi ho stupite, eh? Ho solo pensato in modo creativo. Ne vuoi una? Che belle scarpe! Ehi, Noria! E Jared la prende! Sì! Eh? Cos'è questo? Oh, mi ero dimenticato i compiti! Che noia! Meglio iniziare! Oppure potrei mangiare delle caramelle. Decisione difficile. Che buoni! Amo le caramelle! Wow, guarda qua! È arte! Messi così formano un'immagine. Mi è venuta un'idea. Metto le caramelle sulla tela. E ora uso un colore diverso, faccio un triangolo e poi lo riempio. Poi aggiungo qualche dettaglio. È un'anguria di caramelle. È il mio lavoro più bello. Meglio andare a scuola. Non ti muovere, se hai dolci con te lo scoprirò. Ma che succede? Dai, non voglio fare tardi. Anche tu hai un'anguria. Lecca lecca, beccata. Pensavo avrebbe funzionato. Fuori dalla mia vista. Sarà tosta. Non sognerei mai di intrufolare del cibo in classe. Ok, questo mi rende ancora più sospettoso. Forza, mi passi pure lo scanner. Non ho nulla da nascondere. Ok, sei pulito. Ha funzionato, cioè voglio dire grazie. Non ci credo che mi ha beccata. Nulla all'orizzonte. È ora di mangiare le caramelle. Ritiro i vostri lavori. Ehi, è mio! Ora decido qual è il migliore. Volevo mangiare le mie caramelle. Ottimo lavoro, ragazzi! Sono fiera di tutti voi, ma ci può essere un solo vincitore. E non è facile, ma quello che mi piace di più è quello di Jared. Ottimo lavoro! Eh? Il mio? Davvero? Sì, tu, vieni qua! Wow, bellissimo! Voglio ringraziare i miei genitori, ovviamente... Aspetta, un trofeo! Wow! Fiori, i miei preferiti! È bellissimo, Jared! Grazie mille! Wow! Pessimo gusto in arte! Sei solo invidiosa. La prossima volta avrai più fortuna. Credo di meritarmi un premio. Questa è la mia arte. Un capolavoro? Voglio cibo. Adesso. Ah, questo è cibo? Schifoso cibo senza glutine. Ma sangue nulla? Stai bene? Devo mangiare adesso. Ci credo che stai così, aspetta. Sì, ti piacciono? Non mordermi, ok? Ok, che ne pensi di questi? Qualcosa di salato? Ok, smettila! Questi piacciono a tutti, su! Ah, mi prendi in giro? Ce la sto mettendo tutta, ok? Ma certo! Come ho fatto a non pensarci prima? Mettiamo un po' di latte nella ciotola e un po' di gelatina. Mescoliamo per bene. Fatto questo, aggiungiamo colorante rosa e marrone. Mettiamolo in un bicchiere con l'imbuto, sarà più ordinato. Mettiamoci delle cannucce. E via in frigo! Adesso la parte migliore. Distruggiamo tutto! E mettiamo le briciole dentro il piatto. Ti ricordi le cannucce? Adesso sono vermi commestibili! Sembrano veri, vero? Oh, Lizzy, hai ancora fame? Ah, vermi, sono ancora vivi!
Ricoperti di terriccio. Gustosi, vero? Oggi niente forchetta, immagino. Wow, che boccone! Ci hai davvero azzeccato, Tina. Ah! Ehi, rilassati, ho il biglietto. Goditi il film. Ehi, ciao, siamo in due. No, niente dolci. Non sono io a fare le regole. Non potete portarli dentro. Che c'è? Ok, tieni qua. Ci serve solo una mano in più. Ma dove l'hai presa? È finta. Geniale! Ci entreranno tutti i dolci? Vediamo se sono bene incastrate. Si tengono bene, vero? Adesso la incastriamo sul braccio. Bellissimo. Sarò credibile, fidati. Ehi! Vuoi che funzioni, giusto? Possiamo entrare ora? Sì, ok. Non avete snack, giusto? Meglio che non nascondiate nulla. Oddio! Ma che storia è questa? Grazie, tizio della sicurezza! La scuola sarebbe molto più divertente se ci facessero portare le caramelle. Ecco perché qui troverai i modi migliori per intufolare i tuoi snack gustosi in classe. Qual è il tuo consiglio più furbo per nascondere i dolci? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e ricordati di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti proprio come questo. Salve, ecco il mio biglietto elettronico per il film. Sembra a posto, entra e goditelo. Ehi, sono qui per il film, ecco il biglietto. Dovrò vedere che cosa c'è nella tua borsa. Sul serio? Va bene, la svuoto. È tutto ciò che ho. Cosa? Guarda tutte queste caramelle. Ora sono mie. Cattivo. No, oh, sto solo facendo il mio lavoro. Oh, accidenti, quella guardia di sicurezza fa di tutto per trovare gli snack. C'è qualcosa che posso fare, forse? Ma certo, posso usare il mio trucco. È sempre un'ottima soluzione. Prima devo sbarazzarmi del trucco vero e proprio. E ora il succo. Avrò sicuramente bisogno del succo. Lo tiro fuori con questa siringa. Dovrebbe essere abbastanza. Adesso lo aggiungo al contenitore del lucidalabbra in questo modo, riempiendolo il più possibile. Ok, e devo soltanto rimettere il cappuccio. Devo chiuderlo ermeticamente perché non voglio che si perda nella borsa. Tutto ok. Nessuno si accorgerà che non è trucco. E posso applicarlo sulle labbra ed è delizioso. Ok, ora di vedere il film. Oh, fermo lì. So che vuoi guardare dentro la mia borsa. Tranquillo, la svuoto così puoi vedere. Sì, ho un sacco di spuntini, prendili tutti. Tutto nella spazzatura. Ciao, ciao. Oh, e questo è il mio trucco, posso tenerlo, giusto? Mi serve per le mie labbra morbide e idratate. Non mi interessa del trucco, entra. Grazie, ottimo, buona serata. Oh, che tipa strana quella. Sì, sono entrata al cinema con il succo. A proposito, ne voglio un po' adesso. Queste sono ammesse, giusto? Oh no, direi proprio di no. Stupide regole. Goditi il film, signorina. Il prossimo? Non abbiamo niente, vedi? Buona visione. Fermati qui. Niente bevande. Puoi bere fuori, ok? Ma è ridicolo! I palloncini! Forse ho la soluzione! Sgonfia un palloncino. Prendi la tua bevanda preferita. Aprila. E versa il contenuto nel palloncino. Riempi un paio di palloncini in questo modo. Un brindisi alla furbizia! Non si vedono più, non è vero? Ehi,
ragazzo della sicurezza! C'è ancora un posto per me! Ti piace la mia maglietta, eh? Sei adorabile! Io amo questo lavoro! Non posso credere che abbia funzionato! Meno male che avevo delle cannucce! Tina? Cosa? Non voglio nemmeno sapere! Tu puoi andare! Ehi, stop! Cos'è? Non ci credo, devo rispiegarlo! Qui niente cibo! Capito! E ora vai! Ma è una regola stupidissima! Salve, cara! Sono una signora che ha voglia di prendere un po' di sole! Wow! Che bel costume! Questo qui? Che cara che sei! Oh, e niente cibo! Pensavo avrebbe funzionato! Questa è la mia migliore idea! Fai sul serio? Non è come sembra! Scusa, ok, me ne vado! Ci sarà pure qualcosa che posso fare! Questo boccaglio mi ha fatto venire un'idea! Tolgo la parte sopra e la riempio di caramelle! Sono un genio! Ecco qua! Oh no, di nuovo tu! Fermo! Dobbiamo davvero farlo di nuovo! Oh, come sei simpatica! Sei pulito, vai pure! Davvero? E vai! Ha funzionato, cioè... Oddio, com'è carino! E ora mi godo la mia giornata! Ho sempre voluto fare immersioni! Che buona! Che belli questi video! Salve, come va? Oh no, ho versato il caffè! E mi scusi, mi serve il suo aiuto! Scusi, se pulisse gliene sarei molto grata. Pulire? Ok. Lo strofinerò via col piede. Così dovrebbe andare. Lo sapevo, ha funzionato. Sul serio? Sembra che ci sia qualcuno. È la mia amica! Ciao, sono io e guarda che ti ho portato. Ehi, togli quel coso dalla mia faccia. Avanti, non lo farei mai, non vedi? Sono dei dolci. Wow, che spettacolo, sei un genio! Che buono. Ok, per oggi basta. E tu? Ehi voi, benvenute nella nostra palestra. Guardate qui, vi piacciono i miei muscoli? È tutto grazie a questo. Oh beh, non ci servono. Abbiamo i nostri. Ah, ok, bene. Allora buona giornata. Ok, sediamoci qui. Sta guardando da questa parte. No, beh, è distratto, ma non ci guarda. Apriamolo. Sì, guarda quante caramelle. Siamo geniali. Non ci credo che le abbiamo messe tutte. Gustiamoci le nostre caramelle. Eh? Che succede laggiù? Svelta, rimettici il coperchio, ci sta guardando. Si sono decisamente portate qualcosa da mangiare. Beh, devo fare qualcosa. Ho un piano. Devo solo farlo pianissimo mentre sono distratte. Scambio i barattoli. Perfetto, e ora batto in ritirata. E ora mangio pure io. Mi sta venendo fame. Mi brontola lo stomaco. Anche a me, in realtà. Beh, allora dobbiamo tirar fuori i nostri snack nascosti. Ok, via libera. Non ci sta guardando. Non vedo l'ora di gustarmi le loro facce. Ok, venite da me, caramelle deliziose. Venite da mamma, caramelle deliziose. Ma che... Stop! Beh, ma cos'è? È ovunque! Ma che... Ma non ci posso credere! Ah? Guarda quanto sono muscolosa! Sono tutta scolpita, senza nemmeno dover alzare i pesi! Questo è praticamente il giorno più bello della mia vita! E vai, finalmente è finita la lezione! Non vedo l'ora di tornare a casa, questa giornata sembrava non finire mai! Ehi, guarda qua! Vedi quello che vedo io? Sì, certo, non ci credo che se lo sta ancora portando in giro! Eh? Chi se ne frega di quello che pensano, sono cattivi! Ok, hai cibi o bevande con te? Oddio, che fila per prendere l'autobus oggi!
Ehi, credo di aver avuto un'idea. Oh mio Dio, gli si è staccata la testa! Ehi, che fai? Hai tolto la testa a Blu? Non volevamo! Wow, non ci credo, ci sono delle caramelle dentro! Ok, calma. Guarda, ho solo preso Blu e gli ho staccato la testa e poi ho messo un barattolo dentro al corpo. Visto? Così ho potuto riempirlo di caramelle. E poi ho attaccato il coperchio del barattolo sulla sua testa. Per chiudere il barattolo. Visto? Perfetto. E ora Blu nasconde caramelle. Ta-da! Visto? Capito? E ora me le offri? Oh, certo! Ne ho un sacco. Ottimo. Godetevi i dolciumi. Io salgo sul bus. Apri la borsa, per favore. Devi assicurarmi che non ci siano né cibo né bevande. Non vedo nulla. Puoi salire a bordo. Oh, l'autista ci guarda. Assolutamente niente cibo. No! Tutti sanno che uno zombie affamato è uno zombie triste. Che colore è? Se non è rosso sangue non lo voglio. Sta guardando? Divertiamoci! C'è un bello scherzo in arrivo. Sta tornando! Non mangiare troppo veloce, ok? Non se lo immagina proprio. Buon appetito! C'è il pepe? Credo che... Dai! Lizzy, è il tuo occhio! Quanto hai starnutito forte! È solo un occhio, Tina. Vieni qui, piccolo. Com'è scivoloso. Odio quando mi escono gli occhi. E tu? Oddio! Che odorino! Ti sei mangiata un occhio! Vuoi fare anche tu questo scherzo? Taglia un uovo sodo a metà. Usa uno di questi per fare un buco. Così ci sarà spazio per l'oliva verde. Metticela dentro e usa una cannuccia per tagliare un pezzo di oliva nera. Poi mettila qui. Usa un pennello e del colorante alimentare rosso per la parte interna. Dopo averne fatti due, usa la gelatina per coprirli. Li vuoi appiccicosi, no? Sono pronti! Vuoi sapere una cosa divertente? Assomigliano ai miei. Cosa? Era uno scherzetto per te. Provalo. Ok. Non è niente male. Possiamo farne altri due? Tutto questo studio mi sta facendo venire fame. Per fortuna sono preparato. Che dice il cartello? Niente caramelle. Uffa, che cattiveria, lo so. Per questo sono un insegnante. E ora che faccio? Questo finisce con l'altra merce di contrabbando. Meglio aggiungerlo alla lista. È una collezione praticamente. Come va, sfigati? Sì, sì, sono davvero io. Com'è alla moda? Ehi, Jared, ho una cosa per te. È un cucciolo. Adoro i cuccioli. Cosa? No, è lì. Non vedo cuccioli. Che succede? Oddio. Aspetta. Non capirò mai le donne. Oh no, mi si sono slacciate le scarpe. Ma questo è il mio banco. Spero che pulirai dopo. Guarda qua. Una scorta segreta di caramelle. Wow. Ne prendo una, posso? Pazzesco. No problem. Anche se un cucciolo mi sarebbe piaciuto lo stesso, ma grazie, Molly. Metti tutto nella scatola. Spero si senta soddisfatta. Contentissima, il prossimo. La la la. Fermo, niente caramelle in classe. Sul serio? Pensavo fosse uno scherzo. Mi prende in giro, vero? Senta qui. Forse non dovrei. Ma ok, solo stavolta. Wow, interessante, mi piace. Lo sapevo, ci vediamo dentro. Bel tentativo, ma c'è storia. Niente dolci. Non voglio buttare la mia leccalecca. Questa canzone mi piaceva tanto, ora l'hai rovinata. Aspetta, ho un'idea. Ora sciolgo la leccalecca. Poi mi servirà questa siringa.
La riempirò con la lecca lecca sciolta. Devo fare in fretta. Non voglio che si solidifichi subito. E ora mi serve la custodia degli AirPods. Inserisco il liquido nella custodia. Con la siringa è facile. E ora l'altra. Ok, chiudo la custodia e aspetto che si indurisca il liquido. Spero venga bene. Poi mi metto gli AirPods nelle orecchie. Deve sembrare convincente. Per fortuna sono un grande ballerino. Oh, ottimo, sta ancora ballando. Visto? Niente caramelle. Puoi entrare. E vai, ce l'ho fatta! Che buone! È in aria! E Jared la prende! Sì! Eh? Cos'è questo? Oh, mi ero dimenticato i compiti! Che noia! Meglio iniziare! Oppure potrei mangiare delle caramelle! Decisione difficile! Che buoni! Amo le caramelle! Wow, guarda qua! È arte! Messi così formano un'immagine! Mi è venuta un'idea! Metto le caramelle sulla tela! E ora uso un colore diverso, faccio un triangolo e poi lo riempio! Poi aggiungo qualche dettaglio. È un'anguria di caramelle. È il mio lavoro più bello. Meglio andare a scuola. Non ti muovere, se hai dolci con te lo scoprirò. Ma che succede? Dai, non voglio fare tardi. Anche tu hai un'anguria. Lecca lecca, beccata. Pensavo avrebbe funzionato. Fuori dalla mia vista. Sarà tosta. Non sognerei mai di intrufolare del cibo in classe. Ok, questo mi rende ancora più sospettoso. Forza, mi passi pure lo scanner. Non ho nulla da nascondere. Ok, sei pulito. Ha funzionato, cioè voglio dire grazie. Non ci credo che mi ha beccata. Nulla all'orizzonte. È ora di mangiare le caramelle. Ritiro i vostri lavori. Ehi, è mio! Ora decido qual è il migliore. Volevo mangiare le mie caramelle. Ottimo lavoro, ragazzi! Sono fiera di tutti voi, ma ci può essere un solo vincitore. E non è facile, ma quello che mi piace di più è quello di Jared. Ottimo lavoro! Eh? Il mio, davvero? Sì, tu, vieni qua! Wow, bellissimo! Voglio ringraziare i miei genitori, ovviamente... Aspetta, un trofeo! Wow! Fiori, i miei preferiti! È bellissimo, Jared! Grazie mille! Wow! Pessimo gusto in arte! Sei solo invidiosa. La prossima volta avrai più fortuna. Credo di meritarmi un premio. Questa è la mia arte. Un capolavoro. Sento odore di patatine. Ferma, dammi qua. Ehi, comprati le tue. I ragazzi d'oggi. Non posso farmi beccare. Cosa farò? Devo pensare a qualcosa, ma cosa? Oh, è Molly. Ciao Molly, sei molto carina oggi. Oh, sei tu, ciao. Ieri notte ho letto questo, troppo interessante. Aspetta, fammi vedere un attimo la cravatta. Ma è la mia cravatta preferita. Shh, tu vieni con me. Non dovremmo prima conoscerci. È proprio quello che mi serve. Ma cos'è successo? Quando lo saprà la mamma? Giro la cravatta e la metto su un piano. Mi serve la colla. Faccio dei puntini di colla su tutta la cravatta e dopo ci attacco delle strisce elastiche per tutta la cravatta. Devo assicurarmi non si vedano. Questo è l'ultimo. E ora metto le caramelle nell'elastico. Perfetto! Finito! Comportati in modo naturale e nessuno sospetterà niente. Mi sta bene, eh? E amo gli accessori. E ora è il momento di un piccolo snack. Mi piacerà. Le caramelle segrete sono ancora più buone. Ehi, Molly. Mamma vuole sapere se vuoi venire a cena. Oddio. Ciao, Jared. Inizio a pentirmene. Ho altre cravatte da darti, ma ti costeranno un bacio. Cosa ho fatto? Aspetta, hai caramelle. E va bene. Ehi! Sono pronta a far festa! Ci siamo quasi! Oh oh, credo mi abbiano beccato! Ottimo tentativo! E ora vattene! Va bene, ma non toccarmi! Goditi la sua serata! Come ho fatto a saperlo? Hai superpoteri! Ok, dobbiamo elaborare un nuovo piano! Ok, ci sono! Dove andiamo?
Perché fa sempre così? Aspetta, credo di poter usare questo. Una bella cintura. Ma non ho ancora finito. Posso usare questa caramella. Le attacco così. Tutte intorno. Com'è colorata! Potrei essere una fashion designer. Ok, bene. Indovina dove ho nascosto i dolcetti, ti do uno spunto, sono nel cappello. Non ci sarei mai arrivata. Guarda la mia gonna. Wow! Molto alla moda. Andiamo. Amo questo lavoro. Ehi, siamo qui per la festa? Fammi dare un'occhiata. Prego, non ho nulla da nascondere. Non si è mai troppo attenti. Allora posso entrare? Goditi la festa. Grazie, amico. Che c'è? What? Questo cos'è? Una parrucca. Sono pelato. E questo è il meglio che sai fare? Non c'è bisogno di essere cattivi. Buonasera. Ma seriamente? Wow, bellissimo! Stai bene, Molly. Ha preso le mie caramelle, non so come ha fatto a beccarmi. Non ti preoccupare, prendine un po' delle mie. Grazie. Bastano per tutti? Wow! Grazie! Grazie, Molly, sei la migliore! Sta venendo benissimo! Ottimo, Molly! Hai un vero talento! Oddio, che paura! Sono sicuro sia un complimento! È ora di uno snack! Psst, Molly! Che relax! Incredibile! C'è solo una cosa per catturare la sua attenzione! Ehi! Oh! Questo per cos'è? Guarda un po'! Matite! Wow! No, aspetta! Nascondono una sorpresa deliziosa! Cioccolata! Buona! Geniale, eh? So che sei invidiosa! Ma per favore! Guarda qua! È una barretta intera! Wow, ma è bellissima! Lo so, ed è mia! E me la gusterò tutta! Buonissima! Ti piacerebbe? Beh, se la metti così... Ti sfido! È l'ora delle matite giganti! Ma che... cos'è? Una lecca-lecca gigante! Ed è tutta mia! Dolci? Durante la mia lezione! È un regalo per lei per il suo lavoro. Oh, è bello sentirsi apprezzati. Non vedevo l'ora. Pensi io sia stupida? Vediamo, ho tutto. Bene. Pensavo non se ne andasse più. Ecco dove sono le cose buone. La sua cassaforte di caramelle. Sicuro riesco a indovinare la password. Bingo! Rifacciamoci gli occhi! Non ci credo, è tutto qui! Che caramelle sono? Non posso mangiarle, non le voglio! Ora sì che si ragiona! Scusa! Molla quei dolci, ladra! Abbiamo fatto bene a venire a ballare! Mi si è già tolto il rossetto! Per fortuna sono preparata! Non si sa mai quando va rimesso. Eccoci qua. Perfetto. Ah, ecco. Anche io ho dei trucchi, visto? Ma il mio è un po' diverso. Quasi quasi dimenticavo. Non dovresti mangiarlo, Naomi. Non ti preoccupare, è commestibile. Vedi? Wow, pazzesco! Quella ragazza pensa di essere intelligente. Ehi, ragazza con gli snack. Ehi! È il mio rossetto. Non guardare troppo vicino. Colore rosso. Carino e cremoso. Non vedo abbastanza da vicino, però. Molto interessante. Devo vedere le molecole.
Che strano DJ. Beh, ok. Grazie. Non è tanto intelligente, eh? Assaggialo. Buonissimo. Questo posto è meraviglioso. Dovrei cambiare playlist. No. So come farli scatenare. Spegnendo la musica. Aspettate. 1, 2, 3. È ora di una pioggia di caramelle. Zuccheri a go-go. Ah! Non sai leggere? Le caramelle dovrai nasconderle d'ora in poi. In trasfigurazione il movimento della bacchetta è fondamentale. Accidenti! Non va! Ho fallito ancora! Devi continuare a fare pratica. Questa volta ci riuscirò. Ha funzionato! Ci sono riuscito! Ho creato un vero panino! Wow! Anch'io ne voglio uno! Cosa? È l'opposto! Beh, niente panino per me. Ma almeno ho uno snack di riserva. Vieni qui, collana mia, ho tanta fame. Molto meglio. Ehi, dove hai preso quella collana? L'ho creata, è semplice. Ho usato gli Skittles. Vedi, ho fatto anche un braccialetto. Ecco, prendilo. Sì, sarà fantastico. Ma com'è buono. Brr. Che cosa stavo dicendo? Ehi, stanno mangiando in classe? Il cibo è vietato. Ah, mi sono spuntate le corna. No, non voglio un naso da maiale. Così imparate a non rispettare le regole. Devo finire di registrare tutte le vitamine. Oh, mi serve qualcos'altro. È ora di diventare un ninja. Ti piacciono le vitamine? Scherzo, sono finite. Ho sciolto qualche dolcetto gommoso. Poi ho versato tutto quanto in questi blister. Facendo attenzione a non versare nulla. E una volta fatto ho usato la stagnola per coprirli. Non sembrano dei dolcioni gommosi, vero? Adesso faccio uno scambio veloce. Ninja, dileguati. Ecco fatto, sarà corretto? Sì, credo di sì. Ciao, ho delle cose per te. Cosa? Altre vitamine? Dai, non fare così. Ecco, prendi. Avrà un saporaccio. Non importa, devi prenderla per stare meglio. Ok. Ma che buona! Ne vorrei ancora, grazie. Ok, vuoi davvero stare meglio? Sì, è così. Non riesco a dormire. So cosa ci vuole. Un po' di furbizia. Sembra tutto tranquillo. Userò il mio passo felpato. Oh no! Voglio il tagliaerba più grande. Fiu! Per poco. Ah, un fantasma! Shh! Silenzio! Guarda, ci sono dei dolcetti. Che cosa state facendo voi due? È stata una sua idea! Lo giuro! E mi manca anche il telefono. Ma questo è il massimo che posso fare adesso. Buon viaggio! Eccolo che parte! Certo che puzza, però! Preso! Vediamo. Hamburger, mani giunte, punti esclamativi. Messaggio ricevuto! Non posso portare questa roba a mano. Mi serve un bel travestimento. Meno male che ho i capelli lunghi.
fatto e mi sta anche bene. Si parte? Dov'è finita? Finalmente! Sei qui! Ho tutto qui sopra, vedi? Stavolta non ti puoi lamentare se ci sono capelli nel cibo. Che bontà! Manca ancora molto? Ah, dita di cioccolata! Beh, ce li hai pappati tutti. Da leccarsi le dita. Veloci queste rane! Mi scusi, ho un regalo. Nessuno mi ha mai regalato dei fiori. Cosa? No, sono per il mio amore. Quella con il sorriso spettacolare. Ah, volevi dire la detenuta 425? Dille che mi manca. Un giorno potrò baciarla. Che noia! Cos'ha lo sceriffo? Sembrano fiori. Ma somiglia proprio a... Ehi, baby? Oh mio Dio! Che stai guardando? Ehi! Qualcuno ha lasciato questi, dicendo che ti ama o una cosa simile. Vorrei vedere il mio ragazzo. Ehi, ha un biglietto. Oh, James mi ama davvero. Ti amo anche io, tesoro. Questi fiori sono bellissimi. Aspetta. Non odorano di rose. È un bouquet di caramelle. Pazzesco. Delizioso. Quel ragazzo sa come prendermi. Fermi qui. Tu puoi andare. Salve, c'è qualche problema? Mi prendi in giro? Guarda i cartelli. Sono ovunque. Niente cibo qui. Pensavo fosse uno scherzo. Quindi non posso portarmi dentro i miei snack deliziosi. Beh, se la metti così... No! Che cattiva! Sto solo facendo il mio lavoro. Mi sa che mi serve un altro cartello. Non è giusto, erano solo snack! Aspetta, ho un'idea. Devo fare una chiamata. Questo potrebbe farle male, aspetta. Oh, è Jared! Resta lì. Pronto? Non ci credo davvero, ok? Aspetta, le servirà questo. Perché? Succo, siringa. Succo, siringa. Ce l'ho! Grazie! Vorrei mangiare qualcosa di buono. Eh? È l'ora della medicina. Vedrai, ti piacerà. Wow! Ma è buonissimo! Un altro cliente soddisfatto, voglio dire un altro paziente. Devo andare. Grazie, amica mia. Questa sì che è una buona medicina. Ah. Eccomi qui, a rapporto. Sono pronta per guadagnarmi il prossimo distintivo. Ok, non hai portato snack, vero? No, niente snack. Ho seguito le regole. Grazie mille, sono contentissima di questo viaggio. Beh, sono contenta. Aspetta un attimo. Ferma qui. Mani in vista. Non avrai le mie caramelle. Oh, forza, dammele, ora. Torna sull'autobus, non ci credo. Stavi mangiando snack a bordo. Non posso crederci, mi ha tolto il mio lecca-lecca gigante. Lo volevo tantissimo. Buongiorno, signora. È questo il bus per la gita? Sono molto entusiasta di lavorare per il mio nuovo distintivo, sa? Ma non si sa mai, mi sono organizzata per bene. Giusto, ho preparato e decorato dei biscotti speciali per questo viaggio. E poi mi serve dello sciroppo di glucosio da usare come colla commestibile. Poi mi serve una spilla. L'ho attaccata al biscotto e l'ho fatta asciugare. Tadan! Ho fatto un badge a biscotto gigante. Non vorrei sgranocchiare degli snack, vero? Ok, mi sembra tutto ok. Puoi salire sul bus. Non ci credo. Mi ha preso il lecca-lecca così. Ehi, come sta andando? Sono contenta di fare questo viaggio, e tu? Così contenta che ho portato uno snack per darmi un po' di energia. Ma potrei averne uno. Ho molta fame, sai? Certo, ne ho presi di più per condividerli. Grazie mille, mi hai svoltato il viaggio. Ora va meglio.
Oh, wow, non scherzavi mica! Questo sì che è un biscotto delizioso! Oh, la mia schiena! Mi fa male tutto! Posso aiutarla? Sono qui per un amico. Oh, la gravidanza è uno strazio. Sei incinta! Pensavo fossi grassa! Non manca molto. Posso ascoltare il bambino? Wow, starà facendo le capriole lì. Sì, e comunque io devo andare. Oh, ma certo. E tu chi sei? Ciao, sono così felice di vederti. Sono io, sono travestito. Oh, ma certo, adesso capisco. Ho una sorpresa per te. Ta-da! Ma dai, fighissimo! Ce ne sono ancora. Ma quanto sei carino, mio piccolo scanner. Ah, che sta succedendo laggiù? Veloce, fa finta di nulla. Qualcosa non va. Oh, oh! Che succede? Lui, intendo, lei sta andando in travaglio. Il bambino sta arrivando. Non preoccuparti, ci penso io. Sono un medico qualificato, tiriamo fuori quel bambino. Questa non me l'aspettavo. Ok, respira normalmente, proprio così. Che facciamo? Non lo so, non guardare me e far finta di partorire. Va bene. Oh, penso di sentire il bambino! Penso di vedere la... Oh, pensavo ci fosse un bambino. È una bambina, si chiama Dolce e devo andare, ciao. Ciao piccola, che bel nome. Ok, iniziamo da dove eravamo rimasti ieri. Allora aprite il libro al capitolo 5. Bah, non capisco perché dobbiamo studiare questa roba. Capitolo 5, ok, sì. Ehi, pasticciona. Guarda qua. Da. Sì! Obiettivo raggiunto. Impressionante, devo dire. Ma guarda qua. Blush! Oh, aspetta, ho sbagliato. Dammi un attimo. Prendo questo. Ecco qua. Sì, ma non batterai mai questo. Guarda come striscio sul soffitto. Ok, c'è del cibo. Fiu. E ora devo solo prendere gli snack. Prendo tutta la scatola. Wow, super flex prendere tutto quel cibo. Ok, da dove inizio? Direi da queste patatine. Che odorino. Belle, croccanti e salate. Ehi, forse dovresti toglierti il costume prima. Cacchio, ok, forse queste caramelle. Ma dai, che senso ha avere tutti questi snack se non posso mangiarli? Sorpresa, ti ho preso un regalo, ecco qua. Ma le voglio davvero queste patatine? Non proprio. Tieni. Wow, grazie. Che succede qui? Oh, no, 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 no. Niente cibo in classe, assolutamente. No, 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 no. Questo non è mio, giuro. Oh, e vabbè. Aspetta, prima di andartene, prendi questa roba. Non fa niente, prendilo, tanto io non lo voglio. Non ci credo, ha funzionato! Si è presa lei tutta la colpa! Dobbiamo assicurarci di prendere appunti. Mi sta venendo un po' fame, però. Vediamo, la prof sta guardando, non mi sembra. Tiriamo fuori gli orsetti gommosi. Ecco! Oh mio Dio, quanto è buono! Ehi, hai degli snack? Posso averne uno? Ma certo! Ecco qui! Che sta succedendo laggiù? Cosa credete di fare? Conoscete le regole? Niente cibo in classe! Non potete mangiarli in classe? No! Ha usato la sua magia per sciogliere gli orsetti! Adesso i miei orsetti gommosi sono brodo! Quanto mi dispiace essere stata beccata e aver rovinato lo spuntino! Aspetta, ho un'idea! So io cosa fare! Non piangere! E dammi i tuoi occhiali! Li prendo in prestito per qualche istante. Adesso verserò gli orsetti fusi nella montatura. Ci siamo! E adesso gli orsetti si sono induriti. Ok, ecco a te i tuoi nuovi occhiali. Con tanto di lenti fatte con gli orsetti gommosi. Wow, è incredibile! Sono così carini! Sembra che la prof sia di nuovo distratta. Voglio assaggiare le mie lenti nuove. Troppo buono! E adesso torno agli studi. Bene, non c'è nessuno in giro, è ora di uno spuntino veloce. Wow, caramelle, le voglio! Certo, le hanno prese tutte e io non ne ho più. Ne avevo così tanto bisogno. Oh, della gomma, non vedo l'ora.
Quella è gomma? No, aspetta, è mia! Ma perché continua a succedere? Che strazio! Ok, comportati in modo naturale, nessuno sta guardando, sarò veloce! Sento odore di patatine? Devo averle! Oh? Devo solo fare molto piano! Non sarà niente! Vai, vai, vai! Ma che... Torna qui! Oh? Ma è vuoto! Oh. Aspetta, penso di avere un'idea! Comincerò tagliando il tubo a metà! Poi lo coprirò con della bella carta. Mi piace. Lo riempirò a metà con le mie caramelle preferite. E poi inserirò il coperchio di plastica. Metterò le mie matite sopra. E sembra un astuccio. Ma dentro c'è un gustoso segreto. È la mia occasione. Se tiro sulla carta posso avere le mie caramelle. E nessuno se ne accorgerà. Oh, sono solo matite. Pensavo avessi delle caramelle. Ci è mancato poco. Ma ha funzionato. Fermati lì. Fammi vedere il libro. Ah ah, lo sai che non è permesso portare cibo in classe. Ci sono persino i cartelli. Butta via i tuoi snack, subito. Vediamo cosa nascondi. Oh no! I miei snack e i dolci! Sciocco! Non puoi sfuggire alla magia! Vuoi che ti trasformi in una salamandra? Allora? Il prof è bello carico oggi! Ma non voglio buttare via i miei dolci! Aspetta, il cappello! Ok, mi serve un pezzo di nastro biadesivo. Devo attaccarlo nel cappello. E ora mi servono gli sneakers. Posso attaccarli tutti sul nastro. Ma perché solo 4? Fermati lì. Stai nascondendo del cibo? Cosa hai sotto a quel cappello? Toglitelo e vediamo. Oh, ma non vedo niente. Oh, spero tanto che non controlli dentro. Sembra tutto a posto. I ragazzi pensano di essere più furbi di me. Nessuno guarda, è la mia occasione. È ora di mangiare. Oh, che buono! Ne avevo proprio bisogno. Come ho fatto a intrufolare il cibo? Non è giusto. Spero tanto che mi hai messo da parte un po' di pizza. Ciao, devo lasciare questo per il mio ragazzo. Ehi tesoro, ho quel cactus che volevi. Lolololololo. Oh, ciao. Non male, ricorda, niente cibo o bevande. Oh, ma lo so, non si mangerà mica un cactus. È appuntito, vedi? Sì, sei innocua, lascialo lì. Tesoro, ha funzionato. E voglio dire, ci vediamo? Non mi fido di lei. Diamo un'occhiata da vicino. So di cactus. Assomiglia a un cactus. Queste rocce sono caramelle. Lo sapevo. Adesso faccio uno scambio veloce ed ecco. 1001 e 2. Ah, il mio cactus. Il mio cactus. Delizioso. Adesso me lo mangio. Oh, la mia lingua è piena di spine. Che dolore. Aiuto, infermiera. Medico, mamma! È lui che problemi ha. Come mi diverto. Sta fermo. Au! Mi sa tanto che fa male. Fatemi vedere le mani. Tu sei ok? Il prossimo. Cosa pensi di fare? Niente cibo qui. No, ma dai! Cosa posso fare? O la piscina o le patatine. No, io me ne vado. Wow, ma che gli succede? Questi non potrò portarli dentro, vero? Forse posso usare il mio charm. Oppure usare questa ciambella. Secondo me funzionerà. Gira la ciambella. Poi ti servirà del nastro adesivo e la tua barretta. Attacca tutte le barrette alla ciambella con lo scotch. Carino, eh? Comportati come se niente fosse e non sospetterà nulla. Si fermi qui, madame.
Devo controllare se ha da mangiare. Speriamo funzioni. Se hai del cibo con te lo troverò subito. Oh no, fa caldino qui, No, non può entrare. Questa spilletta non va bene. Oh, questa? Certo. Guarda, è un hamburger e mi fa molto arrabbiare. È solo una spilletta. Sempre cibo è. Digli addio. Ora puoi entrare. Wow, com'è severo. È andata via. Che carina, questa me la tengo. Io ce l'ho fatta. Una bella giornata in piscina e degli snack deliziosi. Da cosa comincio? Me lo sono proprio guadagnato. Oh, ma non mi va di darveli. Sono stupenda. Oh, ciao Elsa. Tesoro, prendo gli AirPod. Dove vado senza di loro? Sono una parte vitale della mia beauty routine. Amo questa tonalità. Oh? Elsa, che stai facendo? Funziona davvero. Ci provo anch'io. Ho sempre voluto provare un rossetto blu. Oh? Ma non succede niente. Questa giornata non finisce mai. Ciao, faccio il mio allenamento. Ok, ricorda le regole della palestra. Non si mangia e non si beve. Temo che dovrò controllare il borsone. Ok, nessun problema. Sono sicura che sarà tutto a posto. Non ci vorrà molto. Oh oh. Questo cos'è? Caramelle, davvero? È solo una piccola confezione. Non possiamo parlarne. Fuori da qui. Che reazione esagerata. Un attimo. Mi domando... Quel cassetto mi ispira proprio. Credo che potrebbe funzionare. Torno subito. Sì, dicono tutti così. Intanto mi serve una sneaker e mi serve anche un coltello. Ricavo un'apertura dalla sneaker. Prendo una scatola di fiammiferi, la svuoto e la infilo nell'apertura. Ci entra perfettamente. Riempio la scatola di caramelle. Nessuno lo saprà mai. Ah, fuori dai piedi. Controlla il borsone adesso. Wow, che faccia tosta. Se trovo altre caramelle, mi incavolo. Ma qui non c'è niente. Che imbarazzo. Ecco la chiave dell'armadietto. Buon allenamento. Grazie. Inizierò con gli allenamenti. Che bella sensazione. Ah. Oh, arriva qualcuno. Via libera. È il momento delle caramelle. Tutto questo esercizio stimola l'appetito. Me le merito. Buonissima. Allora, a che punto ero? Oh, un messaggino dolce da Brian. Oh no, oggi c'è la verifica. Dammi il telefono. Anche quello lì. Dici sul serio? Io non rinuncio al mio telefono. Se lo tenga. Il mio telefono è troppo importante. Che cos'è questo rumore? Ehi, piccola, mi serve il tuo succo, scusami. Ma quello era mio. A mali estremi, estremi rimedi. Spero davvero che funzioni. Svuoto tutto il succo. Poi faccio un buco nel cartone. Sulla custodia del telefono c'è il nastro biadesivo. Lo uso per attaccare il telefono dentro il cartone. Poi mi serve una cannuccia. La infilo nel cartone ed è pronto. Scusi il ritardo. Prendi posto, Elsa. Cavolo, ho una sete. Per fortuna ho con me questo succo. Nessuno sospetta niente. Posso usare il telefono per avere le soluzioni, ma non può vederlo nessuno. Meriterei il voto massimo per l'astuzia. Sta andando tutto bene e ho finito. La fatica mi ha messo sete. Credo proprio che supererò la verifica, sono un genio. Che serata, questa festa spacca. Ehi, ferma lì. Dobbiamo farlo per forza. Le regole sono regole, il contrabbando è vietato alla festa. E questo cos'è? Lo sapevo! Che ti salta in mente? Niente cibo o bevande! Oh, non avevo mai visto questa cosa, vado! Tutto bene? Lascia che ti aiuti. Sto bene, non... Oh, ciao, sei carina. Mi hai dato un'idea, magari ci si becca in giro, ciao! Lo spero tanto. Sta ferma lì. Quanti brufoli. Devo controllarti la borsa. Fa pure. Non credo che potresti consigliarmi un detergente. Certo che no, la mia pelle è perfetta. Oh, qui non c'è niente. Puoi entrare. È ora di ballare, a presto. La faccia di quella ragazza, wow. Ce l'ho fatta. Ora posso levarmi questi.
Ecco, è buono. Ciao, ci si rivede. Sì, ma ho altri programmi. Quante cose da imparare. Ma non stai studiando? Certo, studio il mio telefono. Ah, non ho tempo per queste cose. Che cos'altro ho bisogno di sapere? Troppe informazioni. Non so che fare. Elsa, perché sei così rilassata? Non capisco. Prendila con calma. Con calma, l'esame è domani. Lo so. Non possiamo farci bocciare. È tutto sotto controllo, un piano infallibile. Mi intrufolerò a scuola con il favore delle tenebre. E quando avrò il campo libero entrerò in azione. Prenderò tutti gli accessori indispensabili, nastro adesivo e un foglio per copiare. Poi mi metterò al lavoro, attaccherò la penna sotto al banco. Ma non deve assolutamente cadere durante l'esame. Ci infilo sopra il foglio con le soluzioni e quando mi serve una soluzione lo tirerò fuori. E il voto più alto sarà mio. È il delitto perfetto. Poi uscirò a tutta velocità, cioè che cosa può andare storto? No, no, non esiste. Va bene, complicati la vita. A presto, perdente. Non sono mai stata così euforica per un esame. No, quello è il mio banco. Buona fortuna, ne avrei bisogno. Ma mi sa che avrò il voto più basso. Oh, quanti prodotti. Nonna, ciao. Forza, andiamo su. Un attimo solo, vorrei prendere uno snack. No, non lo prendiamo. Oh, mi si spezza il cuore. Ed ecco la scena madre. Prendi il barattolo, Elsa. Ora andiamo, ci perderemo l'inizio del film. Ciao, spero che non siamo in ritardo. Giusto in tempo, ma devo controllarvi le borse. Nessun problema. Ehi, che cos'è questo? Non esiste, che state facendo? È vietato portare cibo e bevande. Ah, ridammelo. Sei forte, vecchietta. Consegnamelo, figliuolo. Ehi, non farmi male. Mi dispiace, nonna. Quella vecchietta fa paura. Questa storia si ripete, nonna. Volevo tanto vedere quel film. Scusami, cara, mi è venuta un'idea. E dammi quelle scarpe. Che stai facendo? Queste sono perfette. Ma che fai? Porterò quello snack al cinema o saranno guai. Inizio togliendo il tacco dalla scarpa, poi ci attacco il barattolo, uso la colla per fissarlo. Aspetto che la colla si secchi e ora sono pronte da indossare. L'ha fatto di nuovo, mamma. Andiamo, che stai aspettando? Sono le mie scarpe. Non dobbiamo fare tardi, muoversi, muoversi. Fermela. Non abbiamo cibo, controlla pure la borsa. Vogliamo solo vedere il film. È così bello uscire. È davvero necessario? Toglile le mani di dosso. Allora vuoi ballare, eh? Wow, la nonna è una grande. Sapevo che c'era affinità dal primo momento che ti ho visto. Ha funzionato. Ora è il momento di mangiare. Mi tolgo le scarpe. È stata un'ottima idea. Mi divertirò un mondo. Che profumo. Sono venuta ben preparata. Ho l'acquolina in bocca. È squisito. Lo richiudo con il tappo e voilà. Ah, non vedo l'ora di presentarti alla mamma. Oh, inizia il film. Meglio che vada. Spero che ad Elsa piaccia. Ecco qui. Ah, che cos'è? Una sorpresa. Davvero? È per me? Certo, dai un'occhiata. No, che stai facendo? Guarda il cartello. Ok, calma. Stavo solo cercando di fare una cosa gentile. Proviamo un approccio diverso. So che questo le piacerà. Però mi serve la formina per biscotti. Ci sono dei dolci deliziosi qui dentro e questa misura è perfetta. Mi ci vuole un tocco romantico, però. Ed è qui che entra in scena la formina. I pezzi che avanzano li tengo per me. Ora lo rimuovo con cura dalla formina. Ha un bell'aspetto, ma non ho finito. Ci infilo l'estremità di una penna. Ed ecco un delizioso e dolce lecca-lecca. Ha un aspetto carino. Ehi, Elsa? Che c'è adesso? Questo è per te. Aspetta, è un lecca-lecca. Certo che sì. Spero che la prof non lo veda. È così bello. Delizioso. Grazie mille. Ma non dirlo a nessuno. Sarà il nostro segreto. Gustoso e pratico, wow. È così utile anche. Allora, dopo mi chiami?
Sì, sapevo che avrebbe funzionato. Non vivo senza Nutella. Potrei mangiarne un barattolo. Ah! Non vedi che qui non si mangia? Addio Nutella. E devi darmi anche questo. Molla l'osso. Ma mi era rimasto solo quello. Va bene, hai vinto tu, strega. Ecco perché tutti odiano i dentisti. Ma forse ho avuto un'idea. Prendiamo la mia amata Nutella. Oh sì, quanto è deliziosa. E poi mi servirà un tubetto di dentifricio vuoto. Accomodati, ecco la tua nuova casa. Ecco qui, tubetto pieno. Adesso sigilliamo l'estremità con questa piastra per capelli. E voilà! Salve, dottore, sono prontissima. Devi imparare a lavarti bene i denti. Adesso ti spiego la tecnica corretta. Ah sì, non vedo l'ora. Questo è il dentifricio che piace a me. Devi muovere così lo spazzolino. Capito? Che buono! Ok, vediamo il risultato. Oddio, ma che è successo? Da qua. Ma questo non è dentifricio, è Nutella! Devo scappare! Un'altra paziente è scappata via. Vabbè. In effetti è buonissima. Fermi qui! Tu puoi andare. Salve, c'è qualche problema? Mi prendi in giro, guarda i cartelli! Sono ovunque, niente cibo qui! Pensavo fosse uno scherzo, quindi non posso portarmi dentro i miei snack deliziosi. Beh, se la metti così... No! Che cattiva! Sto solo facendo il mio lavoro. Mi sa che mi serve un altro cartello. Non è giusto, erano solo snack! Aspetta, ho un'idea! Devo fare una chiamata! Questo potrebbe farle male, aspetta! Oh, è Jared! Resta lì! Pronto? Non ci credo davvero! Ok, aspetta! Le servirà questo! Perché? Succo? Siringa! Succo? Siringa! Ce l'ho! Grazie! Vorrei mangiare qualcosa di buono! Eh? È l'ora della medicina! Vedrai, ti piacerà! Wow! Ma è buonissimo! Un altro cliente soddisfatto, voglio dire un altro paziente! Devo andare! Grazie, amica mia! Questa sì che è una buona medicina! Ah. È già ora di pranzo? Il mio stomaco brontola di brutto! Quello è un pezzo di formaggio! O è un altro miraggio? Mi sembra vero! Via le zampe dal mio formaggio, bella! L'ho trovato prima io! Ah, stupido topo! Sta per caso arrivando la cena! Ehi, detenuta! Pensavo non saresti mai venuta! Che mangiamo stasera? Fiocchi d'avena come ogni sera! Te ne do una mestolata in più! Ehi, prendo tutto! Aspetta, uno scarafaggio! Non è un buon segno! Buon appetito! Proteine extra! Scherzo! È un miracolo! Ne prendo un po', per favore! Ci penso io! Chiudere tutto, chiudere! Di nuovo fiocchi d'avena? Come hai fatto a indovinare? Beh! Come offendere lo chef? Quindi, dov'ero rimasta? Come posso ringraziarti? Ciao, dolce bocconcino! Tocco il cielo con un dito! Ci vediamo domani! Che ho fatto per meritarmelo?
Sento odore di patatine! Ferma! Dammi qua! Ehi, comprati le tue! I ragazzi d'oggi! Non posso farmi beccare! Cosa farò? Devo pensare a qualcosa, ma cosa? Oh, è Molly! Ciao Molly, sei molto carina oggi! Oh, sei tu! Ciao! Ieri notte ho letto questo, troppo interessante! Aspetta, fammi vedere un attimo la cravatta, ma è la mia cravatta preferita! Shh, tu vieni con me! Non dovremmo prima conoscerci! È proprio quello che mi serve! Ma cos'è successo? Quando lo saprà la mamma? Giro la cravatta e la metto su un piano. Mi serve la colla. Faccio dei puntini di colla su tutta la cravatta e dopo ci attacco delle strisce elastiche. Per tutta la cravatta. Devo assicurarmi non si vedano. Questo è l'ultimo. E ora metto le caramelle nell'elastico. Perfetto! Finito! Comportati in modo naturale e nessuno sospetterà niente. Mi sta bene, eh? E amo gli accessori. E ora è il momento di un piccolo snack. Mi piacerà. Le caramelle segrete sono ancora più buone. Ehi, Molly. Mamma vuole sapere se vuoi venire a cena. Oddio. Ciao, Jared. Inizio a pentirmene. Ho altre cravatte da darti, ma ti costeranno un bacio. Cosa ho fatto? Eccomi qui, a rapporto. Sono pronta per guadagnarmi il prossimo distintivo. Ok, non hai portato snack, vero? No, niente snack. Ho seguito le regole. Grazie mille, sono contentissima di questo viaggio. Beh, sono contenta. Aspetta un attimo. Ferma qui. Mani in vista. Non avrai le mie caramelle. Oh, forza, dammele, ora. Torna sull'autobus, non ci credo. Stavi mangiando snack a bordo. Non posso crederci, mi ha tolto il mio lecca-lecca gigante. Lo volevo tantissimo. Buongiorno, signora. È questo il bus per la gita? Sono molto entusiasta di lavorare per il mio nuovo distintivo, sa? Ma non si sa mai, mi sono organizzata per bene. Giusto, ho preparato e decorato dei biscotti speciali per questo viaggio. E poi mi serve dello sciroppo di glucosio da usare come colla commestibile. Poi mi serve una spilla. L'ho attaccata al biscotto e l'ho fatta asciugare. Tadan! Ho fatto un badge a biscotto gigante. Non vorrei sgranocchiare degli snack, vero? Ok, mi sembra tutto ok. Puoi salire sul bus. Non ci credo. Mi ha preso il lecca-lecca così. Ehi, come sta andando? Sono contenta di fare questo viaggio, e tu? Così contenta che ho portato uno snack per darmi un po' di energia. Ma potrei averne uno. Ho molta fame, sai? Certo, ne ho presi di più per condividerli. Grazie mille. Mi hai svoltato il viaggio. Ora va meglio? Oh, wow, non scherzavi mica! Questo sì che è un biscotto delizioso! Ferma! Credi che sia cieca? Almeno sforzati un minimo! Ferma! Cosa dovresti essere tu? Non mi importa, basta che sei pulito! Ferma! Ecco, niente cibo o bevande! Forza, consegna tutto a me! Usa lo scanner. Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Metti nella scatola. Avanti, datti da fare. Dunque, sei contenta? Non abbiamo ancora finito. Oh oh, non va affatto bene. Ma è la tua testa! Aprila, per favore. Beh, se insisti. Solo del cervello qui. Del viscido cervello rosa. Ah, ecco fatto. Accidenti! Ecco, non c'è più. Beh, quasi. Adoro il cervello. Sai che c'è? Sa di pollo. Mamma! Non posso credere che ci sia cascata. Hai mai usato del mastice? Intanto serve una bacchetta. Bisogna fare un solco al centro. Poi usane ancora per creare degli schemi. Poi metticeli sopra. Dovrebbe tenersi bene con della colla commestibile. E è fatto! Per me è perfetto.
Questa festa di Halloween è fantastica! Ehi, lei, si fermi! Cosa sta portando? Non si possono introdurre cibi e bevande qui! Ma alla mia amica mancano gli snack! Guardi il cartello! Oh, la gente vuole sempre infrangere le regole! E ora che ci faccio con questi snack? Ma certo, glieli porterò di nascosto! Il trench! Un classico per non dare nell'occhio! Ok, devo solo fare la disinvolta ed entrare! Mi scusi? Salve, sono venuta a trovare la mia amica! Ok, vada! Se non ha con sé del cibo, ovviamente! Oh no! Gli snack! Lo sapevo! Sapevo che non dovevo fidarmi con quel trench sospetto! Fuori! Conosce le regole! Niente, sempre così con questa gente! Passo felpato, passo felpato! Non vedo altri guardiani! E la dottoressa sta dormendo al lavoro! Ok, via libera! Oddio, cos'è? C'è un allarme sulla porta! Oddio, che succede? Perché è scattato l'allarme? Non immaginavo che i medici dovessero compilare tutte queste scartoffie! Salve, sono venuta a trovare un'amica! Wow, lei è... beh, molto formosa! Vada pure! La ringrazio! Guardatemi! Chissene! Fiu, ci sono riuscita! Ehi, come stai? Mi sei mancata! Wow, che ti è successo? Sei enorme! Aspetta di vedere qui! Ho riempito il reggiseno di schifezze! Oh mio Dio, le voglio da qui! Ok, eccoti servita! E non preoccuparti, ne ho ancora tantissime! Ho anche una bustina di patatine! Sei la migliore! Non sai quanto li desideravo! Grazie! Figurati, ora devo scappare, ma torno presto! Grazie ancora per i dolci! Ma quanto ci mette il dottore? Che giornata! Siete tutti per me! Dottoressa! Chi è il prossimo? Scegli me! Iniziamo con... Oh! Sapevo di aver lasciato la mia acqua in giro! Idratarsi è importante! Ci abbiamo creduto! Chi è il prossimo? Vi dispiace se mi inserisco? Grazie mille! Oh! Ce la faccio, non vi preoccupate! Ecco qua! Povera! Oh, ogni volta! Ehi, Doc! Oh, salve! Mi sono permessa di entrare, ok? Sono venuta per aiutarla! Ora lo capirà! Non tutto è come sembra! Immaginavo avesse fame! Ecco un po' di roba buona! Prenda questi zuccheri che le danno energia! Ah, sapevo di aver fatto bene a fare il medico! Ecco, guardi, sono io! Grazie, cara! Io ho fatto un po' di caffè! Amo i lunedì! Che noia! Quindi ecco, come potete vedere, è molto semplice! Oh, aspetta, dimenticavo! Guarda cosa ho! Ne vuoi un po'? È buonissima! Oh sì, certo! La lezione di matematica è molto meglio così! Hai sentito anche tu? La matematica è più importante delle gomme! Le prendo io!
Sono molto arrabbiata! Come facciamo a portare degli snack in classe? Aia, la mia mano! Aspetta un attimo! Che idea geniale! Bendami! Per fortuna so qualcosa del primo soccorso! Ti metto la gomma attorno al braccio, così! Falla ben stretta, mi raccomando! Wow, sembra vero! Andiamo in classe! È l'ora dello snack! Mmm, che buone queste bende, assaggia! Oh, che buono! Cos'è questo rumore? State di nuovo facendo le birichine, ragazze? Noi? No, non è possibile! Ha funzionato alla perfezione! Coraggio, Jared, puoi farcela! Non c'è nessuno! Ora tocca a me! Dolcetto delizioso! Oh no, mi è caduto! È il momento! Forza! Wow! E quello cos'è? Uè! Che schifo! È cacca! Ups! Io tosto questo allenamento! Devo riposarmi! Sì! Guarda che ciambella! Gnam! Ferma lì! Questo non è uno spuntino appropriato! Senza contare che abbiamo delle regole qui! Niente cibo in palestra! Ma dai! E ora che faccio? È andata via! Oh! Che succede lì? Che ti prende? Oh! Hai fame? Beh, ci penso io! Guarda qua! Cosa? Wow! Non ci credo! Pazzesco! Non ci credo che sia riuscita a intrufolare un hamburger! Oh, accidenti, ho così tanta fame, ma sono in punizione. Sono arrivata in ritardo e adesso subisco le conseguenze. Adesso basta, devo mangiare qualcosa. Ho questo pacchetto di biscotti, deve esserci almeno un biscotto rimasto. Le briciole andranno bene, su, andiamo, tutte nella mia bocca. Aspetta, finite, oh, mannaggia. Deve esserci qualcos'altro che posso mangiare. Lo sapevo, sì. Mi ricordavo di avere qualcosa. Oh, sì. È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Era ottimo, però ho ancora fame. Prof, pronto, signor prof! Posso andare in bagno? No, sei in punizione. Ma ho fatto, guardi quante righe ho scritto. Non sono abbastanza, continua. Non posso credere che se ne sta là seduto a guardarmi. Oh, si è distratto. Ora è la mia occasione per fare una chiamata al volo. David, sono bloccata in punizione, sto morendo di fame, mi serve il tuo aiuto! Davvero? Vedo se posso fare qualcosa. Ehi, è ora di intrufolare qualche snack! Ok, vediamo, c'è il prof seduto alla scrivania. Oh mio Dio, dai, è David! Sono qui! Ciao Madison, ci penso io, aspetta! Ok, ho questo skateboard, attacchiamoci alcuni snack. Tutto quello che devo fare è aggiungere del nastro adesivo a questi sacchetti e attaccarli alla tavola. Poi ci aggiungo tante prelibatezze. Devo consegnarlo a Madison così non avrà più fame. Dai un'occhiata a questa meraviglia, sono un genio. Devo solo metterlo giù e spingerlo. Oh mio Dio, mi sta mandando lo skate. Ci sono. Vediamo cosa c'è. Sì, è stato bravissimo. Guarda tutti questi fantastici snack. Oh mio Dio, che buon odore. Sì, non se ne è accorto. Vediamo, com'è quest'outfit? No, non mi ci vedo per niente bene. Ok, forse mi serve più viola nel make-up. O forse no. Ah, devo provare qualcos'altro. Ok, una bella felpa rossa. Molto meglio di una maglietta con una stampa. Un po' sportiva, un po' hip-hop. Sì, ecco. Ok, ora finisco di preparare lo zaino. Oh, tesoro, non vorrei mica vestirti così a scuola. Oh sì! Davvero? Ma sei così carina! Oh, ok, secondo te che devo mettermi? Che ne dici di questa gonna carina o forse di questa morbida? Eh? Huh? No! Oh, questa è una causa persa, che peccato! Oh, pensavo che non se ne sarebbe mai andata, ma devo ancora impacchettare i miei snack! Questi sì che mi miglioreranno la giornata, aspetta un attimo! Il nuovo autista non vuole snack a bordo! Cavolo, e ora come faccio? Potrei usare le tasche. Assolutamente no. No, qui le troverebbe. Ottimo. E ora?
Ehi, aspetta! Certo, la gonna! Questa sì che è una soluzione. Tesoro, ascolta, vorrei davvero considerassi l'idea di mettere una gonna. Oh, oddio, non ci credo! Sei carinissima! Buona giornata, fai la brava! Wow, guarda com'è vestita! Hai portato con te cibi o bevande? Mi sembri a posto, entra. Ehi! Oh, perché ti sei vestita così? Lo so, ma oggi viene prima il cibo della moda! Smetti di ridere, guarda qua! Ta-da! Wow, non ci credo! Tu sì che sei un genio! Ecco qua! Sono contenta che tu abbia deciso di metterti questa gonna oggi! Anche io! E ora dammi una di queste caramelle! Salve! Possiamo entrare? Eh no! Vedi il cartello? Niente cibo all'interno! Sul serio? Non può fare un'eccezione! Oh, aspetta un secondo! Sembra così bella, radiosa e in forma! Vincerà lei di sicuro! Vorrei troppo essere lei! Ehi, fammi entrare! Certo, certo! Ho un'idea geniale! Scusa, torno subito! Ok, ho questi guantoni da box, saranno perfetti! E ora i marshmallow! Inizia ad incollarli sui guantoni! Ehi, guarda qua! Wow, quanti marshmallow! Ehi, sono qui per il match! Fammi entrare! Ma dov'è finita? Ehi, eccola! Che ci fai ancora qui? Guarda che ore sono! Tu, facci entrare, smetti di trattenerla! Ok, siete entrambe all'angolo, bene! Via! Sei pronta? Sì? Allora lotta! Aspetta, aspetta! Credo ci sia un errore! Ecco, prendi uno di questi! Wow! Delizioso! Sì, ok, di nuovo! Che fate? Ferme! Non mangiatevi il guantone! Ok, via libera! Aprila in fretta prima che ti veda! Lo sai che ti vedo, vero? Dammi qua! Ehi, mi è venuta un'idea! Ah, a che serve la magia se si hanno delle cannucce? È ora di unirle! Le prime due sono fatte e ora il resto! Sì, è così lunga! Devo continuare però! E ancora... Funziona! Non ci posso credere! È troppo figo, vero? Oh, mi sta venendo fame! Lo stomaco mi brontola! Ehi, ehi! Guarda qui! Hai predetto che avrei avuto fame! Scusami! Aspetta, ho la soluzione! Ta-da! Ho del cioccolato nella manica! Wow! Sei il mio eroe! Wow! Sto per predire qualcosa! Siamo noi! Mangiamo il cioccolato! Oh no! Ci beccherà! E ci trasformerà! Non voglio essere uno scoiattolo! Non so arrampicarmi sugli alberi! Dobbiamo fare qualcosa! Ma sto morendo di fame! Ah, chissà se possiamo... Ehi, ascolta! Un po' di magia! Perfetto! Sta a pennello sul retro del telefono! Ma quanta deliziosa cioccolata! Adesso ne voglio un pezzetto! Accidenti, quanto è buona! Ehi, che cosa succede laggiù? Voi due, state mangiando? No, prof, sono solo il telefono e la custodia! Beh, continuate con la divinazione! Non posso credere che abbia funzionato! Mangiamone ancora! Questa roba qui è cibo? Non lo assaggio nemmeno!
Questi turni di notte sono sempre tosti. Non sono neanche a metà. Così posso schiacciare un pisolino. Comincia l'operazione snack in galera. Questa detenuta stanotte mangerà come si deve. Speriamo le piaccia la cioccolata. Agile come un gatto. La guardia dorme come un sasso. Brutti sogni, eh? Con cautela. Ci è mancato poco. Adesso la seconda gamba. Abbandonare la missione. Dove posso nascondermi? Lì è perfetto. C'è un sacco di spazio. Che sta succedendo? Ho sentito qualcosa. Era un topo. Torno nel mondo dei sogni. Sono dentro. Chissà da quanto tempo è qui questo. Ho raggiunto l'altra uscita. Una ragnatela. Ci vuole una pulita qui dentro. Chi va là? Sono io. Ehi, Gabi. Scusami. Ti ho portato dei regali. Sono per me. È ora di una scorpacciata. Mi mancavano così tanto i dolci. Adesso non ti mancheranno più. Ehi, vieni a sederti vicino a me. Grazie per la visita. Potresti prendermi qualcosa da bere, per favore? Guarda qui. Non voglio bere dall'acquario. Fidati di me e assaggiala. Guarda, ho anche le cannucce. Guarda, ti faccio vedere. Buonissima, davvero, non aver paura. No, grazie. Dico davvero, ho aspettato che la dottoressa si addormentasse. Quando ho avuto via libera, ho fatto la mia mossa. Sono la regina delle mosse furtive. Davvero, se fosse uno sport olimpionico, avrei la medaglia d'oro. Dormiva, quindi non si è accorta che ho preso la ciotola. Ci sono stati momenti di tensione, sì, non posso negarlo. Ma la ciotola era mia ormai, l'ho presa dalla scrivania. Lasciando le cose che c'erano dentro. E poi ho dovuto solo muovermi di soppiatto di nuovo e già ti ho detto quanto sono brava. Quella è stata la parte difficile, il resto è stato facile. Una volta qui, ho preso la bottiglia nascosta di Sprite. Sì, Sprite, perché è la mia preferita. Ma anche perché sembra acqua. Ho svuotato tutta la bottiglia nella ciotola. E poi la parte divertente, le decorazioni. Wow! Hai fatto tutto questo per me! Certo! Ma anche perché così l'avremmo condivisa! Chi l'avrebbe mai detto che sono così brava con la manicure? La guardia! Ok, è ora dell'ispezione. Che c'è per me oggi? Non ho nulla! Non ho nulla, davvero! Non ti credo nemmeno un po'. Lo sapevo. Non hai nulla, eh? E queste cosa sono? Guarda quante caramelle. Non sono nata ieri, tesoro. Questa è vera maionese. Certo! Ok, va bene. Niente più caramelle. Non sarò così clemente la prossima volta. Torno domani.
Non è una guardia impeccabile, però. Ha davvero creduto che questa è maionese. Ta-dan! La patria dei dolciumi, baby. Cosa farei senza di te? Alla mia! Che buoni questi dolci! Sono un genio! Niente come degli snack quando si guarda un film! Sul serio? Ma li ho appena comprati! Chi è quello? Ci vogliono i rinforzi! Per far sì che tutti obbediscono! Spostatevi, ragazzi! Questo tizio è davvero potente! Ci penso io, David! Ordini del capo. Ma questi sono dei trasgressori! Non perdiamo altro tempo! Sì, esatto! Continuate! Non sanno che il capo è un maestro intrufolatore di cibo? Non posso credere che ci siano cascati! Ed è ora dello spuntino! Se vuoi imparare altri metodi per intrufolare cibo di nascosto, tieni gli occhi aperti e l'acquolina in bocca! Che c'è? Avevo tanta fame, ok? Ok, vi ricordo che non sono autorizzati cibi e bevande su questo bus. Sì, sì, capito. Mamma mia. Ok, ok. Ora che è distratta, mangiamo i nostri snack. Cos'è questo rumore? Non abbiamo sentito nulla. Bene, d'accordo. E vai, guarda! La nostra pizza è stata consegnata in orario perfetto! E come vi ho detto, sento odore di pizza, ne sono sicura! Oh, vi siete ricordati che era il mio compleanno! Beccate! Eh? Così dovrebbe andare. Spero. Questo posto è pazzesco! Ragazze, sembrate a posto. Divertitevi! Grazie! Ah? Non credo proprio, signorina. Potresti spiegarmi? Le regole sono regole. Ma le ho appena comprate! Che noia! Ehi, la barba! So cosa fare! Funzionerà? Ce lo metteremo in saccoccia o nella barba? Inizi lo spettacolo! Andiamo! Salve! Niente cibo, eh? Scusa, smetti di guardare la mia ragazza! Ci fai entrare o no? Ok, prego ragazzi! Grazie, amore! Roba da non crederci! Credi che ci sia cascato? Siamo dentro! E ora si balla! Oh yeah! Fa caldo qui! Sono un robot! Devo ricaricarmi! Qualche idea? La risposta è proprio sotto il mio naso! Oh no! Col sudore si sono squagliati! Io passo stavolta! Buonissimo! Contenta lei! Salve! Sono qui per vedere un paziente! Oh wow! Sta messa proprio male! Mi dispiace che stia passando un periodo difficile! Grazie, sì, è un periodazzo, sa! Non immaginavo che il piano cottura fosse acceso! E adesso devo portare tutte queste... Au! Fasciature! Fa così male! Beh, entri e vada a vedere il suo amico. Sono qui per rallegrarti! Ma che cosa ti è successo? Ti piace? E se ballassi così? È un po' troppo. Ha! Sappi che ti ho pensato! Guarda che faccio con queste forbici! Basta qualche taglio e... Ta-da! Guarda quanti dolciumi! Sei troppo forte! Sì, sapevo che avresti voluto qualcosa di dolce. Ecco qui. Perfetto, che brava amica che sei. Ci penso io. A stasera, mamma. Stop. Non hai cibo con te, vero?
Ah, proprio come pensavo. Niente cibo qui. Ok, allora niente. Arrivederci a mai più. Wow! Aia, che male! Oh no, le mie caramelle! Ti aiuto io. Ciao. Ciao a te, che belli i tuoi baffi. Grazie, me li sono fatti io. E niente cibo qui. Oh, ma non è giusto! Mi sa che me li raccolgo da sola. Aspetta! Ho avuto un'idea geniale! Togli le setole dal pettine. Poi mettici le caramelle e rimetti le setole sul manico. Ecco la tua scorta segreta di caramelle. Devo avere i capelli in ordine. Ancora tu! Fermi! Spero tu non stia cercando ancora di intrufolare cibo. Non me lo sognerei mai. Ok, puoi entrare in piscina. Grazie mille! Che giornata! Pronto? Mamma, che c'è per cena? Non ci credo, cosa non si fa per le caramelle? Ma come dico io, spazzola via i problemi! Ora ho tutte le caramelle che voglio! Gnam! Fermi qui! Tu puoi andare! Salve, c'è qualche problema? Mi prendi in giro, guarda i cartelli! Sono ovunque, niente cibo qui! Pensavo fosse uno scherzo! Quindi non posso portarmi dentro i miei snack deliziosi? Beh, te la metti così? No! Che cattiva! Sto solo facendo il mio lavoro. Mi sa che mi serve un altro cartello. Non è giusto, erano solo snack! Aspetta, ho un'idea! Devo fare una chiamata. Questo potrebbe farle male, aspetta! Oh, è Jared! Resta lì! Pronto? Non ci credo davvero! Ok, aspetta! Le servirà questo! Perché? Succo? Siringa! Succo? Siringa! Ce l'ho! Grazie! Vorrei mangiare qualcosa di buono! Eh? È l'ora della medicina! Vedrai, ti piacerà! Wow! Ma è buonissimo! Un altro cliente soddisfatto, voglio dire un altro paziente. Devo andare. Grazie, amica mia. Questa sì che è una buona medicina. Ah. Se devi giocare d'astuzia, ecco perché abbiamo ideato queste dritte per darti una mano. Qual è stata la tua preferita? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video divertenti come questo qui. E come potete vedere... Che c'è? State tutti infrangendo le regole, niente cibo! Mettete tutto qui dentro subito! E ora compito in classe! Ve la siete voluta voi mangiando snack in classe! State lavorando? Ok, bene! Ehi, ma che diamine succede qui? Non ci credo, sta mangiando tutti i nostri snack sequestrati! Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea! Prof, posso andare in bagno? Grazie! Sarà super divertente, sono geniale! Ok, sono fuori dalla classe e ora uso i miei poteri! Ecco qua! Ora sono la preside! Ok, pronti! Salve, sta facendo un compito in classe, posso controllare io qui? Oh, certo, signora preside, non l'avevo mica vista, sarebbe grandioso, sì! Posso avere la vostra attenzione, per favore? Oh, la preside! Tada, sono io! E queste sono le leccornie che ci ha confiscato! Ecco qua, prendete, volete? E vai, ora sì che è una bella giornata!